0 per Porto Bull. No, Fofet, ok, va bene. Piccolo cambio di programma, abbiamo Giorgio Noda da Saranzano, immediatamente balza, è la bellezza del rumore, lo splendido rumore del riproduce esattamente, l'ho visto prima da vicino, molto bene, uno Dream 526. Probabilmente il padre di tutti gli aerei acrobatici moderni, cioè il professore veramente signore, credo dalla fine degli anni 40 o dall'inizio degli anni 50, fabbricato in Repubblica Ceca. Qui ce n'è una riproduzione in volo, una riproduzione in scala un terzo. Questa è un'apertura all'area di 3 metri dove l'originale invece ha 9 metri di ali, apertura all'area. Raccomandi Giorgio Loda. Di questo sling con il fumo, veramente questo qua è stato uno dei primi aerei acrobatici europei, nonostante che fosse... E questo è stato proprio per la acrobazia di quei tempi, anni 70 e ultimi degli 80, adesso un po' andate in pensione, però è stato il classico aereo acrobatico di quei tempi. Ottimo passaggio. Sapete che ha avuto un po' di problemi con l'ex. E pensate così aerei assieme a un altro aereo splendido, lo Sling, ecoslovacco, erano costruiti in maniera quasi Thank you.
Perfetto, più di così non si può fare.